suona la campanella dell'ultima ora al liceo classico Trineo Neve di Santa Maria Capuana. Io distratto me ne rendo conto quando vedo i miei compagni che vanno via. Uscendo mi tornano in mente le parole della professoressa di filosofia. Oggi si commemora il centenario della fine della Grande Guerra. Non dimenticate mai il passato. Parole come libertà, patria, indipendenza, sacrificio, oggi sono risuonate in quell'aula dalla prima all'ultima sera. Mi volto a guardare la mia aula, la trovo proprio bella, illuminata e riscaldata dal sole. Attraverso le grandi vetrate che ho infilato per il base si affacciano sulla bellissima piazza a Borgo. Osservo i banchi in volo, penso che un secolo fa in quei banchi sedevano ragazzi come me e studiavano, vivevano i primi amori circondati dalle cure e dall'affetto dei propri padri, con tutta la vita di questo, con tanti progetti in futuro. Giovani a cui sono stati, è stato chiesto di lasciare tutto, bracciare i fucili e andare a combattere in prima linea nelle trincee. Mi affretto a scendere dalle scale che portano giù in cortile. E qui mi trovo davanti alla lapide che riporta i nomi di tutti gli ex allievi del Nevio caduti in volta. Osservo, come hai fatto prima, la data di nascita di Nevio. Erano tutti giovanissimi quando sono stati strappati alla vita. Fiori il bidello dall'altra parte del cortile mi vede sbocca. Lorenzo, oggi non vuoi andare via? Io gli sorrido e mi avvio verso l'uscita, pensando a mia madre che mi aspetta. E di nuovo la mia mente va a quei ragazzi. Quante volte avranno pensato alle loro case grandi, alla cena, ai loro genitori, alla vita spensierata che avevano lasciato mentre si trovavano nella desolazione della luce. Loro, cresciuti, ascoltando i discorsi patriottici dei figli e dei loro, con l'ansia di vedere l'Italia libera e unita, orgogliosi come intorno. Non si sarebbero mai sottratti alla chiamata delle armi. Era loro dovere combattere. L'onore veniva prima di tutto. Lorenzo, non puoi immaginare la paura, il freddo, la fame, le lacrime, il dolore, l'orrore della guerra, dice qualcuno al centro del cortile. Si rivolge proprio a me. È un ragazzo con indosso in abito, dalla frangia strana, ad altri tempi. Sembra venire domani al mondo. Chi sei? Ci conosciamo, gli chiedo. Sono Alfredo Tartaglioni. Mi sono diplomato in questo istituto il 13 settembre 1915. E quindi non puoi conoscerlo. Lo guardo in credito. Penso che mi stia prendendo in giro. Mi chiedo però come faccio a conoscere il mio nome, i miei pensieri, come abbia fatto a comparire così da nulla. Alfredo continua. Nonostante sia passato più di un secolo, ricordo ogni momento trascorso in questo mondo. Ero bravo in storia, latino, italiano. Ma me la cavavo anche nelle altre materie. I giorni felici finirono quando arrivò il momento di partire per la guerra. Non puoi immaginare il dolore dei miei genitori e le mie ansie quando dopo un brevissimo addestramento fui mandato a fronte, come tenente di complemento del 90° reggimento di fanteria. Gli chiedo di dirmi di più e lui inizia a raccontarmi del viaggio fatto per raggiungere il nord Italia, stipato in un vagone ferroviario, dall'ultimo estenuante tratto per raggiungere il fronte sul Carso, fatto a piedi, e soprattutto nella vita delle trincee, di come questa logorasse il fisico e la mente. In quei fossati bisognava stare per lo più rannicchiati se non si voleva correre il rischio di morire sotto i colpi incessanti dell'artiglieria nemica. Si restava anche lì per mesi, aspettando il momento dell'attacco, dello scontro fisico, a colpi di baionetta e pugnale, tra i campi di filo spinato. Si pativa la fame perché i rifornimenti non arrivavano, erano scarsi, e si soffriva d'inverno per il freddo e d'estate che con il caldo, dell'odore nauseabondo tra i dei cadaveri e dei propri escrementi. Chi impazziva e scappava via veniva fucilato e considerato un codardo. Gli chiedo cosa gli sia successo e lui con orgoglio mi risponde: sono stato ferito gravemente in battaglia e già sapevo che sarei morto perché le cure che si potevano dare ai feriti come me erano ben poche. Sai Lorenzo, se si venivi ferito ad un braccio o una gamba era più facile, te la amputavano e se la ferita si infettava te la cavavi. Ricordo di aver detto che alla fine della guerra, tra quelli che si salvarono, ci furono migliaia e migliaia di invalidi, di cosiddetti scemi di guerra, ragazzi con traumi irrecuperabili, che furono poi rinchiusi in un manicomio. Continuando a parlare, mi confida di sapere delle ricerche dei ragazzi di guerra, i ragazzi di guerra hanno svolto sugli ex allievi del Nevio, caduti in guerra, della cartolina arrivata al Papa Michele con la fredda comunicazione, il sottotenente Tartaglione Alfredo è deceduto il 23 maggio 1917 a causa di gravi ferite riportate in combattimento sul Carso. Di immaginare il dolore di sua mamma Saveria, che lui tranquillizzava sempre nelle lettere che l'aveva inviato dal fronte. Nella situazione surreale in cui mi trovo, il pensiero corre ora a mia nonna mamma, ai racconti dolorosi della sua mamma, orfana di un papà, morto durante la prima guerra mondiale. E il dato del disperso. Alfredo nel frattempo è scomparso, non so se lo avete immaginato, ma non mi ricordo.
Sono profondamente convinto che il ricordo e la memoria degli eventi tragici del passato sia fondamentale, così come lo studio della storia, magistratura, affinché certe tragedie non si ripetano più, affinché nessuno più invece di dare camminato alla guerra come soluzione dei mali e piange il sacrificio di tanti giovani che chiamati a combattere risposero con onore presente.